Buongiorno, buongiorno a tutti. Ovviamente buongiorno per quando vedrete il video che io sto girando praticamente a mezzanotte sera di Lazio Milan. Ho appena letto le dichiarazioni distensive, no, di Theo Hernandez e Fonseca sul fatto del cooling break. Qualcuno me l'ha scritto pure sotto il video di ieri sera, dice: "Ma no, ma hanno smentito". Cioè, ma io veramente, ma voi credete a Cappuccetto Rosso? Fatemi, ma voi credete a Babbo Natale? Cioè, se voi ancora prendete nel 2024 per bere le dichiarazioni dei tesserati a stagione in corso, cioè io veramente mi chiedo da quanto seguite il calcio. Probabilmente lo fate per hobby, ogni tanto vi guardate la partita in pizzeria con gli amici. Cioè, ma voi che vi aspettate che Theo Hernandez ieri che andava a dire, o che Fonseca che andava a dire, che erano fuori rosa, che dovevano dire? Cioè, ma l'immagine è stata palese, se ne sono accorti tutti che quelli erano dall'altro lato del campo e parlavano fra di loro. È inutile che mi vengano a dire siamo entrati da 2 minuti, ma perché Musa e Abraham da quando erano entrati? Cioè, ragazzi, basta, c'è stata una frizione perché li ha messi in banchina, non l'hanno presa bene, hanno reagito così, hanno voluto fare questa sceneggiata. La sceneggiata non ha fatto altro che dare in pasto ai giornalisti le polemiche per le prossime 2 settimane. Questa è la verità. Cioè, queste dichiarazioni lasciano il tempo che trovano. Poi, se voi volete stare dietro a queste puttanate che ci raccontano a fine partita, stateci. Ma le dichiarazioni sono la cosa migliore che hanno fatto, sia Teo che Fonseca, perché i panni sporchi si lavano a Milanello, a Milanello si siedono al tavolino con un uomo della dirigenza e dovranno parlare di quello che è successo. Quando fu per Sacchi, una cosa del genere, Berlusconi disse alla squadra, prese una posizione, disse: chi non sta con Sacchi, chi non vuole seguire Sacchi, che non partì benissimo il suo percorso al Milan, quella è la porta, andatevene. E lì nacque il grande Milan di Sacchi. Ora, Fonseca chiaramente non è Sacchi, però la dirigenza che ha scelto Fonseca deve scendere in campo Ibrahimovic e dire: ragazzi, Fonseca è l'allenatore, se vi sta bene, bene, se no niente. Cioè, Fonseca deve essere libero di fare le sue scelte, giusto o sbagliate che siano. Cioè, ma questo concetto che Theo Hernandez e Leao, siccome sono forti, devono giocare a prescindere, è tutto ciò che è contro lo sport. Cioè, Theo Hernandez e Leao si devono impegnare. A Parma non si sono impegnati, magari non ha visto impegno neanche nella settimana che ha portato la partita con la Lazio e li ha messi in banchina. Vedi che però è funzionato perché quando sono entrati erano altri giocatori, hanno giocato un altro tipo di calcio quando sono entrati. Quindi a qualcosa è servita quella panchina. Poi hanno fatto questa sceneggiata che chiariranno in privato, ma ci mancherebbe altro che la venivano a chiarire adesso alle telecamere, ci mancava pure questa ulteriore sceneggiata. Andiamo ai voti. Mignano 4, me non me ne frega niente che fasse uscite rugbistiche con la testa, con i piedi nel primo tempo ha fatto rischiare 3 volte di subire gol. Cioè, ma veramente, ma noi non solo già abbiamo sempre gol, lo abbiamo sempre uguale, sembrava PlayStation i gol che sembra che piglia il Milan, poi ne parleremo dopo. Ma Mignan continuava a farsi passaggi rischiosi, continuava, perseverava, pareva che lo faceva apposta. Emerson Royal 3, è stato un po' più accorto della partita di Parma, ma i gol arrivano dal suo lato. Cioè, tra lui e Calabria non cambia niente, non cambia, non sanno difendere, non sanno difendere, sono bravini ad attaccare, ma non è cosa loro la difesa. I gol che prende il Milan, dicevo prima, sembra la PlayStation, palla lì, imbucano il terzino, passaggio centrale, gol. Cioè, sono tutti uguali, andatevi a rivedere i gol che ha preso il Milan in questo inizio di campionato, li ha presi tutti uguali. Ma è possibile una cosa del genere in Serie A? Tomori 5, disordinato, sciatto, qualche recupero, ma anche qualche sbavatura di passaggi, tanti, tanti passaggi sbagliati. Non mi è piaciuto. Purtroppo regge la difesa Pavlovic da solo. Lui sbaglia troppo, sbaglia troppo. Pavlovic 6 e mezzo, a parte il gol che è studiato e fatto bene da calcio d'angolo inserendosi davanti a Provedel, difensivamente è una roccia, è immenso, è fantastico, anche nelle movenze ricorda Yap Stam. Se devo paragonarlo a un difensore recente visto in Serie A è Skriniar, ma molto più, cioè si vede di più, cioè si vede di più nella partita, forse proprio perché gli altri non si vedono. Terracciano 5. Terracciano 5, primo tempo benino, tutto sommato benino, secondo tempo crolla come tutta la squadra, viene meno proprio la sua prestazione. Theo Hernandez
direi un 6, a parte la sceneggiata, un 6 è entrato, si vedeva che la panchina l'aveva scosso un po' perché appena Isaacson partiva accelerava, cosa che a Parma e col Torino non aveva fatto. Musa, scusate, no, Musa, Fofana 4, un sacco di passaggi sbagliati, un sacco di passaggi sbagliati, un secondo tempo tremendo, tantissimi passaggi sbagliati. Io sbaglierò, a me non è piaciuto Fofana. Ma non mi è piaciuto proprio. Ha tentato più volte la verticalizzazione, ma l'ha sbagliata sempre. A me va bene che è un giocatore che prova a muoverti la palla velocemente, ma se sbagli sempre non va bene. Reinders 5. Reinders non è stato Reinders, è stato il Reinders di Pioli, ma probabilmente perché Fonseca ha chiesto alla squadra di stare più accorta, non di attaccare, quindi Reinders avanti è mancato totalmente. È stato veramente il Reinders impiegato un po' come lo impiegava Pioli. Musa 6, entrato bene in partita, volitivo, si è proposto, ha fatto vedere qualcosa. Gli è mancato l'ultimo tocco lì quando ha saltato Guendouzi nei minuti finali, poi non è riuscito perché Guendouzi l'ha steso con un calcione, però è una buona partita. Anche Loftus una buona partita, dopo il ghost di Parma e Torino, si è visto, ci ha messo il fisico, ha fatto tante ripartenze, ha dato una mano all'assenza di fisico della punta finché non è entrato Abraham, quindi una buonissima partita di Loftus-Cheek, 6 e mezzo. Pulisic 6, ma il problema di Pulisic più grande di metterlo esterno è che non salta l'uomo, cioè Pulisic arriva sul fondo o va sul fondo e crossa, il più delle volte contro l'uomo, o rientra e prova a fare qualcosina. Però manca quell'estro che ti dà in più Leao, che ti dà in più Okafor. Da quel punto di vista, Chukwueze 0, il peggiore in campo 0, cioè è inutile. Lui veramente sembra, ha ragione Augusto Ciccione che me l'ha scritto su WhatsApp, sembra che abbia le rotaie, cioè lui va dritto per dritto, non fa mai un dribbling sensato. Cioè quando noi l'abbiamo preso, noi pensavamo che era uno che dribblava, questo non dribbla, manca a bottiglia roulatte, non dribbla. Se tu gli metti a bottiglia la centrale del latte davanti ferma, non la dribbla, non è capace a dribblare. E che mamma mia da fa se come caratteristiche non ha il dribbling? Okafor 5 e mezzo, meglio di Parma, si vede che ha provato anche a metterci fisicità, a far ripartire la squadra, a momenti faceva pure il gol del 2-0 da solo, bellissimo recupero di Nuno Tavares in quell'occasione, ha fatto il possibile ma non basta, non basta. Leao, anche lui 6, come Theo Hernandez è entrato bene, trova il gol, trova una bella triangolazione, il voto è a prescindere dalla sceneggiata, la sceneggiata ne abbiamo parlato e riparlato, parliamo del campo, è entrato bene, ha provato a farsi vedere, ma io ripeto, anche col Torino provava a farsi vedere e io l'ho difeso per quella partita lì. Poi quando vedi queste stronzate che non esulta, che fa quello il fenomeno della squadra, mi sta sul cazzo. Quando fa queste cose non mi piace. Quando poi lo vedo che si impegna, eccetera, io cerco pure di difenderlo dagli attacchi della massa, perché poi la massa va sempre contro uno. Mo' è Fonseca l'obiettivo della massa, ma me lo ricordo dopo Milan Torino come massacravano Leao e io dicevo: guardate che Leao è l'unico che ha creato quell'occasione. E credo poi non. Ah, Abraham 6, è entrato bene, ha provato a lottare, a momenti segna pure il gol del 3-2 nel finale. No, mi è piaciuto Abraham, è entrato veramente bene nella partita, poi con zero allenamenti, non gli si poteva chiedere di più di quello che ha fatto. Credo di non aver dimenticato nessuno. Ah, Fonseca, secondo me la scelta della panchina di Leao e Teo è legittima, se lui non vede impegno nella partita precedente, non vede magari impegno in settimana, ci sta che gli dica: ragazzi, sedetevi un attimo, perché non siete indispensabili. Ma un allenatore, no? Se cede all'arroganza del gruppo squadra dopo 3 giornate, ma che credibilità agli occhi della squadra? È normale che deve comportarsi così, soprattutto per imporsi sulla squadra, per fargli capire: ragazzi, qua nessuno è indispensabile, nessuno c'è il posto assicurato. Ma Thiago Motta veniva apprezzato a Bologna quando faceva questo e lui non lo può fare. La mia critica a Fonseca è il motivo per cui gli do 5. È il continuo cambio di idee di gioco, perché col Torino esprimi un'idea di gioco offensiva che ti apre a prendere dei gol. Col Parma non ci ha capito niente, ha fatto un disastro totale, lì non c'è niente. Con la Lazio invece fai l'Allegri.
segni a caso, ti metti dietro, poi segni, poi non crei. Hai un'idea di gioco, fai sempre quell'idea di gioco, perché tanto mi pare che pur cambiando l'idea di gioco, sempre con la partita prendiamo. Allora almeno segui la tua idea di gioco. Questo dico. Fatemi sapere le vostre pagelle, se non avete voglia di farle tutte come le ho fatte io, fatemi il top e flop della partita tra Lazio e Milan. Seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok, il link in descrizione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, dobbiamo arrivare già a 12.100 adesso. Dobbiamo centrarli, 12.000, non so se ci siamo arrivati. Ma dobbiamo arrivare a 12.100 e farlo entro la fine della settimana, settimana che sarà ricca, voti al mercato, andremo ad analizzare ancora Lazio-Milan con altri spunti di riflessione, insomma sarà una settimana molto molto ricca perché si ferma la Serie A, ma noi non ci fermiamo mai. Lo so, è un momento difficile, ma ricordatevi sempre, forza Milan!